Edizione 2018 della NetApp Partner Academy. Lei ha assunto il ruolo di responsabile del canale dell'Alliance circa un anno fa, quindi facciamo bilancio di un anno, credo, vissuto intensamente, però anche con ottimi risultati. Vediamo in particolare anche i numeri del canale. Sì, un anno vissuto molto intensamente, un anno spettacolare anche per il canale. I nostri partner si sono dimostrati bravi nel seguirci in tutte quelle che sono le nuove tecnologie, le nuove scelte e le nuove frontiere. Abbiamo fatto delle crescite importanti, in particolar modo sul mercato del flash, dove ci siamo confermati sia in Q3 dell'anno scorso che in Q1 di questo anno calendario, leader di questo mercato. La contribuzione del flash sul nostro fatturato è un po' più del 25%, quindi una contribuzione molto importante, quindi direi che da questo punto di vista sono molto soddisfatto. Alla fine dell'anno scorso, durante la Partner Academy del 2017, abbiamo presentato una soluzione di iperconvergenza, la nostra soluzione di iperconvergenza. Ecco, a distanza di pochi mesi abbiamo già registrato parecchi successi e abbiamo una pipeline, abbiamo un bacino di trattative molto molto interessante. Ancora una volta Baffo Verde, canale molto bravo e molto competente nel seguirci. Terzo punto molto importante è il numero di partner. Il numero di partner è cresciuto e è cresciuto non in maniera tradizionale, ma siamo andati ad ingaggiare partner che portano con noi sul mercato queste nuove tecnologie, che vanno a parlare di argomenti nuovi, diversi, che sono molto più interessanti per i clienti e molto più innovativi. Quindi sicuramente un grosso successo. Numerica quindi dei partner che cresce, come ha detto, anche in particolare a due digit. Qualche numero in questo senso? Sì, allora diciamo che cresce il numero dei partner che hanno fatto una crescita a doppio digit. Più di 50 partner quest'anno hanno fatto una crescita a doppio digit. Questo che cosa significa? Che non solo i partner nuovi, per i quali era abbastanza semplice, ma anche i partner consolidati, i partner con i quali noi facevamo già business, hanno fatto delle crescite importanti su mercati non tradizionali e con soluzioni non assolutamente tradizionali. Ancora una volta, la nuova NetApp sta arrivando sul mercato ed è arrivata sul mercato assieme al suo canale. Quindi il canale che vi sta seguendo in questo nuovo corso che va oltre lo storage, che segue tre declinazioni che abbiamo già visto anche con Marco Pozzoni, però ecco, quali iniziative e attività avete messo in campo appunto per stimolarli ad abbracciare questo nuovo corso? Formazione per i partner, ma anche al fianco dei partner sugli utenti finali, quindi al loro fianco in eventi, in attività di demand generation e in tutte quelle attività che riescono sui nuovi mercati, sulle nuove tematiche, quindi mondo del cloud, mondo del flash e mondo dell'iperconvergenza, a stimolare nuovi deal e nuove trattative. Grande successo anche di queste attività, più di 20, io li ho chiamati workshop, in giro per l'Italia sui partner e sugli utenti finali. Quindi li andate a premiare di più rispetto al passato, avete messo diciamo anche in campo degli incentivi ulteriori su alcune iniziative e programmi particolari, vogliamo citarne qualcuno? Sì, certo, la strategia di canale di NetApp non è differente, non va in una direzione diversa rispetto alla strategia aziendale di NetApp, quindi abbiamo dei programmi che vanno a incentivare i partner su le tematiche più importanti. La prima tematica è quella della convergenza o iperconvergenza, quindi riconosciamo un rebate in caso di vendita di una di queste soluzioni. La seconda tematica molto importante è quella dei nuovi nominativi e anche in questo caso andiamo a premiare il partner con un rebate, con un incentivo. L'ultima tematica è quella della competition. Tutte le volte che andiamo a sostituire una macchina della competition, andiamo a incentivare il partner con un rebate, con del denaro che gli riconosciamo. La cosa interessante è che questi tre programmi sono assolutamente cumulabili tra di loro e nel caso in cui vengano sfruttati tutte e tre, il rebate è molto 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 interessante. Credo che siamo solo all'inizio di un percorso che vi vuole portare lontano insieme ai partner. Lei oggi ha fatto al termine dello speech della plenaria una call to action ai partner per coinvolgerli maggiormente in questo cammino insieme verso l'innovazione, la digital transformation in questa era data driven. Vediamo i punti forti di questa call to action per il prossimo esercizio, per questo esercizio appena partito.
Certo, primo punto riguarda il parco installato. Abbiamo un grosso parco installato, abbiamo centinaia di milioni di macchine che sono installate sulle quali dobbiamo andare a fare un tech refresh. Per me, in questo caso e in questo momento particolare, fare un tech refresh non significa solamente andare a sostituire le macchine installate con delle nuove macchine, ma significa andare a parlare di nuove tecnologie, a parlare di nuove possibilità e a guidare i clienti verso la digital transformation e farli diventare, come si diceva, data driver, quindi sfruttare al massimo la potenzialità che i dati offrono all'interno delle aziende. Un secondo programma che è legato a quello che vi ho appena detto è individuare nuovi business, individuare nuovi interlocutori e andare con loro a fare dei progetti in aree nuove, su nuove infrastrutture, magari cloud, che siano pubblico, che siano ibrido o privato. Quindi questa è per me molto importante, nuovi interlocutori, nuove aree di business e nuovi progetti. L'ultimo punto, siccome durante tutta la giornata di oggi abbiamo parlato di cloud, sia ibrido che privato, riguarda la formazione. Io vorrei e mi piacerebbe che i nostri partner siano pronti assieme a noi, assieme ai nostri hyperscaler, a portare con competenza questo nuovo messaggio che è fondamentale per il successo di questo nuovo esercizio.